Ladies and gentlemen della magia youtubesca, vi sono mancato? Le intro ogni tanto non vengono fatte perché l'editor fa i video, giustamente lì editor, e io dormo, sono in palestra o sono a prendermi il sole, vedete, guardate che abbronzatura. Quindi quest'oggi vi porto un mazzo bellissimo del Championship di New Capenna. Questo mazzo ha fatto anche un discreto risultato all'interno della competizione. Purtroppo non è mai stato mostrato dall'ottima regia international del Championship di Sciamenna, ma c'è Jack per voi. Ve lo mostro io. È semplicemente sensazionale. Soprattutto per un motivo ben specifico. Uno, perché vabbè, mi piace un sacco la tipologia di archetipo, adoro. Ma secondo motivo importante è che è super cheap. Il mazzo costa molto poco, soprattutto in cartaceo. Questo mazzo ha 2 lire in croce in cartaceo. Ed è un mazzo che ha fatto 5 vittorie e 2 sconfitte al Pro Tour. Stiamo parlando di un deck quindi altamente competitivo. Ovviamente bisogna saperlo pilotare, non è facile. Quello lo imparate con la pratica. Basta, godetevi sto video perché succedono delle cose molto belle. Però prima metti un fottutissimo like qua sotto e seguimi sulla magia di Twitch notturna. Magari ti abboni pure Gades con Prime, visto che Gades vi fai te ne privi. Ma che fa, non se le seguiti i Championship di Shaman? Teniamo, abbiamo Delver. Quale mazzo mi è piaciuto particolarmente? Quale match? Mi è piaciuto particolarmente il Grixis Vampiri. Match in particolare non ricordo, ce ne sono stati molti belli, non saprei, la maggior, quelli che non sono terminati tipo con Screw e morte. Va bene, attacchiamo con questo Delver of Secret che è troppo lento. Vai. Anche il Jeskai Storm a me è piaciuto moltissimo. Bam, guardalo come si flippa il Delverazzi. Colpetto di 3-2 in bocca. Bellissimo sto mazzo. Ci facciamo mythic. Quando? Secondo me ci sta da Dio farlo. Bam. Diventa 4-3, cattivissimo. Vai. Cos'è? Pure lei a scambiare fluidi? Morto male. Fading up. Va bene, esplodi male. Tieni, piglia di sto mostro, vai. All'inizio di più, forse, anche l'attenzione di fare le cose bene. Sì. Infatti sì. Il primo giorno siamo stati un po' più ingessati. Sicuramente sì. Secondo me ne vale assolutamente la pena salvarselo. Tra l'altro faccio pure Scry 1, quindi è perfetto. Vabbè, oh! Mamma mia! Quietati, cazzo! Calmati! Calmati, per favore! Tiè, piglia il mostrum. La terra, non so se tenermela in mano per questo. No, la gioco, vai. Vai. E giocano una rimozione ogni tanto, mamma mia. Buonasera Killian, ben giunto. Sì, Mr. Leslie. Sì. Sicuramente è andata così un po'. Morto. Oh madonna santa, ma sei scemo sei. Ma sei pazzo. Perza. Ma vuoi finire per favore? Vai. Basta. Sì che fai che è un mono blu del Pro Tour, glielo giuro. Non ce la posso fare. Ti prego, esci sto face out, ti prego. È scarso. Cioè, entra e si suicida. Ci posso credere. Bellissimo deck Rakdos che giocava in Historic con gli Arcanist, dove posso recuperarlo. Credo che lo può trovare sul mio canale YouTube, ovviamente. Delver dei segreti, vai. Ancora removal. Mazzo removal, ma che mazzo di merda è? Non esiste questo mazzo. Ma vaffanculo, basta! Basta, basta, basta! Pasta col tonno, cazzo! La vuoi finire? Basta! Basta! Orrido avversario! Madonna! Sì. Bravo. Burn down the house! Ma forse è il tribale spaccaterre. Spacca palle più che spaccaterre. Il Gruul spaccaterre potrebbe essere. O oh no. Field of Ruin. Boh, vediamo. Non ho fatto un attacco che sia mezzo. Boom, gli tiro doppio Jaguari Disruption qua, sicuro. Fuck. Ti è 2-1. Va a cagare. Via. Meno che spendi 1 contro un incante. Ah no, neutralizza a meno che spendi 3. No, a meno che spendi 3 ci piace. Vai.
Ma siamo in best of three? Sì. Sì. Tiè, fanculo. Oh, adesso tocca a me romperti il bazzo. Tiè. Poi? Lo vedi che gioca a spaccaterre, lo sapevo. Boom. Gruul spaccaterre. Gruul spaccapalle. Altro simpaticissimo fading up. E se la perdiamo male, tipo. Non conosco bene la decklist. Comunque, mi sa che c'era anche al... Mi sa che c'era anche nel torneo sto mazzo. So che non gliene frega probabilmente niente, ma oggi ho fatto l'ultimo esame. Devo 110 in matematico, la laurea. E voglio bene Jack, mi ha fatto sempre compagnia nelle mie serate più annoiate dello studio. Grazie caro, grazie per aver condiviso questo suo successo. Sono molto contento, certo che mi frega, mi interessa. Interessa molto. Fading up. No. E ne sparo un altro. Sai che capture sarà Delver, ma lo tengo. Via. Andiamo a caccia tipo di peschini, qualcosa che fa 2x1. Cazzo, lo tengo, prendo a fare il Delver. Boom. Ho un counter, meglio ancora, forse. Un bel counter per Mascot Exhibition che giunge a breve. E calla. Penso che allegramente ammughiamo. Qua. Poi invece ti racconto un altro aneddoto. Vince in due turni contati. Beh, se giocasse schifo e si ripiglia le carte dal cesso, questo forse ci sta. Ah, discovery. Test of talent. Negazio. Stroke. Malevolente. Kermit. Kermit la ranap. Questo fa schifo al cazzo contro di lui. Capture fa schifo al bazzo contro di lui. Via. 3 mana, 3-1. Muore da Spikefield Hazard. Esco pazzo. Vai. Vabbè, non abbiamo troppo uno. Pazienza. Eccolo un altro piccione. Sciabolata morbida, biboseggio sulla destra. Grazie Cippolo. Tomesi. Tingyu. Affangu. Quindi gioca pure quei bastasi. Ogni 100 anni più o meno. Spias. Ci provo. Oh, addirittura. Addirittura. Va bene così. A 2-2 sei morto fra poco. Vai, vai. 4 danni. Muore. Peccato qua per trovare il mana. Aver avuto il... Se avessimo avuto il mana l'avremmo phase outato. Sarebbe stato molto bello. Va bene. Forse ci stava il counter. Cazzo fa... Ah, ma adesso non ha flash. Che cazzo è successo? Avevo autopass. Ma come avevo autopass? L'ho messo senza accorgermene, cazzo. A questo punto facciamo discovery invece che fare il pupazzo. Spirito 3, 4, 5, 6, 7. Vai. Perza. Ma vieni. Risolve. Qua ho fatto spirito perché così possiamo fare il Geistlight Snare. Non me lo spara. Ma bene, Morgul. Non lo so, dovremo sicuramente aggiornarla. Ovviamente ci proviamo a salvarcelo. Se gli scippo doppia rimozione. Ma guarda, va benissimo. Guarda, sono felicissimo. Meglio di così non poteva andare. Benissimo, guarda, benissimo. Ottimo. Qua passiamo, scartiamo Fading Up. Ovviamente voglio sempre rimanere open di counter. Chiaramente. Questo vaffanculo. Boom. Cazzi. Passiamo dalla Polonia. Qui c'è una quantità di biondo e rosso illegale. Mamma mia, veramente in Polonia? Dove esattamente? In Polonia esattamente dove? Sono un polacco inside. Grande amante della Polonia. C'è verso di pescare una terra. L'avevamo pescata, l'avevo scartata. Speravo di pescarne un'altra. Delver numero 1. Delver numero 2. Passiamo. Eterne vade post-rotazione possono essere giocate? Assolutamente no, ovvio. Questo è il Grixis Vampiri. Mazzo stupendo, bellissimo. Uno dei migliori mazzi del championship. Di quelli con il win rate più alto. Un ottimo mazzo. Magari era 10 senza rimozioni. Ah, vieni. Ottimo Sinder, c'ha pure terra. E noi ci abbiamo Spell Pierce eventualmente. Ovvio! Ovvio!
Dopo mille spell non terra. Attacchiamo con i Delver, che esploderanno male e a breve. Vai. Buonasera Kronos, ben giunto. Da quanto? L'ha fatto col Kicker? No, l'ha fatto da uno. Risolve. Passa. Ti tiro un mostro. E lo buffo pure. È imploso! Un altro! Boom! Muore! No, vive! Potremmo fare Hermit 4. Probabilmente sì, lo faccio, ci sta. Tiè. Piglia di Stermit in boccas. Vice. Poi in realtà tipo sto matchup dovrebbe essere, insomma, favorevole fino a un certo punto. Guarda che quantità di spell rosse il malefico. Così c'è il palazzo del supremo, se lo fa Chiara. Perda, un despot sul palazzo. Che odio. Li paga, gli facciamo pagare, no? Adesso potrei fare o Spell Pierce. Ma penso che ci stia di più fare Spell Pierce anziché Fading Up. Tieni, fai, facciamo sto Spell Pierce. Bam, ciao. Vai, counteriamo e va. I miei passatempi preferiti sono bagno. 2/3. Due schiaffi, 2/3 schiaffi. Niente, quindi probabilmente qua ci sta a passare, tipo, vai, passiamo. Momento topico. Momento topico. Molto bello questo face out qua. Gli fizza pure il bersaglio al malefico. No, me lo spara e rispara. Una carta coperta. Sparo. Matematico. Boom, face out. Sì, giusto. Timo, mi è sembrato di aver sbagliato. Fa 5 danni a ogni creatura. Questo non muore. Me lo sarbo. Me lo sarbo, malefico, che non sei altro. Via, via. Patinni. Neutralizzato completamente, gaglioffo che non sei altro. Due schiaffi della magia. Non ha più burn down di house. Dovremmo tirare questo dritto per dritto. Oppure fare Delver of Secret e rimanere sempre open di adversary. Vai. Vai. E flippa ogni tanto, che non hai mai flippato in vita tua. Boom. La tecnica Jawari Disruption. 5 schiaffi della magia. Madonna. Solamente chi ha paura è vittima di se stesso. Vabbè, piglia di sti 5 schiaffi. Sciabolata morbida, biboseggio sulla destra. Sti 5 danni non glieli faremo mai. Mi fa pescare senza un motivo. Si pesco il negate e tiaro. Ai ai. Ma ho troppi spari in mano. Come cazzo faccio a vincere la maledizione? Vabbè, allora lo scopriamo. All'inizio del tuo turno, che è una cosa perfetta, meravigliosa, stupenda, straordinaria. Che è quindi la mossa corretta da fare. Perché ancora nel suo turno no, quindi non sta sotto burn down di house il mio 2-1. Quindi questa è la mossa perfetta. Perfetto, perfetto. Giocata precisa. Forte, si gioca in Spirit in Pioneer, mi sembra. Si dimiglia! Sinderclasm. Schiaffo della magia, duplice. Questi sono quanti danni? 2, ok? E 4 te li pigli. Boom! Bello! Sai che ti dico? Tiè, tanto ormai non fa più niente. Vai, sei a 1, stai attento. Attento perché esplodi male a breve. Buono. Poi? Fai Field of Ruin qua per sfoltirti il mazzo? Ti vedo male! Ti vedo male. Le lanterne sono troppo lente. Troppo lenti. Vero? Schifosi! Schifosi! Teniamo la terra in mano, così ce la scartiamo eventualmente se prendiamo il peschille. No, 6-6 ora non si può. E basta! Finiscila! Hai finito le carte, maledetto! Hai zero carte, devi top deckare, orrido che non sei altro ora, devi top deckare, malefico. Vai con questo pure! Con questo, vai, passo! Maledetto, ammazzalo!
palazzo devi pescare per battermi adesso. Palazzo devi pescare. O palazzo sei morto. Sì, ho giocato Jaguar come terra, sì. Ok? Prendo, malefico. Palazzo non lo vuoi più fare. Passi. Un altro. Vai. Implodi. Ciaccose! Sono morto di terra o sbaglio? No, perché gli posso fare slip out su questo schifo. Passo. Ci credo. Ciao così. Vinciamo così, vinciamo, fortissimo! Ma questa carta quanto è sballata! Corrido! Quanto è sbagliata! Schianta male! Via, via! Vatinni! Vatinni! Vatinne! Implodi male! Via! Madonna mia! Ma che cazzo di partita è stata? Uno pari! Sembra di aver vinto il mondiale di Magic. Kip! Il nostro serpente di fiume... Morto! Ha sgusciato via tra i rettili... Nella vinza! Della vita. Mica gli facciamo questo su Burndown di House, si mette a piangere. Morto, via! Esploso, via, casa! Giusto così. Giusto così. Tiè. Diverti. Comunque questo mazzo mi piace un sacco. Mi piace veramente tanto, è bellissimo. Adoro questo mono blu. J'adoro. Non ce l'ho già ucciso. Molto bene. È ancora in vita. Ma secondo me questo te lo pigli in bocca. Però potrebbe fare Cinderclasm. Niente fa. E allora ti vedo esploso. Madonna se ti vedo esploso. Ti vedo morto, ti vedo. Ottimo questa terra. Qua non baffiamo nemmeno. Siamo sempre open. Vai. Dissing ai commanderisti. Nel dubbio. Se non può essere counterato sto schifo. Successo. Cosa che happens. A colpi di 1-1 di piglio. Non ti preoccupare. 5 danni a tutto. Ma sei con le pezze al culo allora. Ma proprio con le pezze al culo. Boom. No, niente talent. Lo so che sono forti questi, ma tanto con la mano che ho non fanno un cazzo quelli schifezze. Gli counteriamo tutti, gli counteriamo. Duplice schiaffo. Il Delver dei segreti. Vai. Se lo ripiglia, che tristezza. Va bene. Ah no, cazzo, questo non glielo devo far entrare. Ho sbagliato. Questa cosa ho sbagliato. Pensavo si è ripreso questo. Fuck. Fa niente. Questa cosa ho sbagliato sicuro. Ero convintissimo se era ripreso Burndown di House. Invece no. E invece no. Boom boom. Vai. Cinderclasm. Ma che sei impazzito. Ma che sei impazzito. Bam, Test of Talent te lo ricordi questo Test of Talent. Bam, te lo ricordi questa Braid, te lo ricordi. Arated Windis. Vinza! Vediamo la mano, Orion. No, il palazzo! Hai il palazzo in mano! A palazzo! Cazzo, il palazzo, cazzo, palazzo, palazzo. Perza! Palazzo del cazzo, e cazzo del palazzo. Oh! Il bazzo palazzo. Oh, attenzione, questa non è male, sta pescata. Hermit. Kermit, la rana. E qua qualsiasi cosa pesca è forte, praticamente. Forse è quasi sbagliato giocarlo. Terra rappata deve pescare, la terra dell'idra. Ma vaffanculo. Ma sei a tre? Si è esploso male. Male si è esploso. Bam! Giù nel canestro, bitch. Mister Sexo Bitch. Implodi male. Vinza! Fortissimo.
E questo, ladies and gentlemen, è il mazzo aperto. Andiamo a guardarlo un pochino nella fattispecie. Sostanzialmente la bella strategia è quella, l'avete... vista anche nel gameplay. Si tratta di giocare una, due creaturille per terra, difenderle con Sleep Out the Back, che è una bomba, mamma mia, bomba, bomba, bomba assoluta. Fading Hop eventualmente può essere utilizzato sia per difendere le creature che rimbalzare mostri, avversari, soprattutto pedine. Sleep Out the Back, ricordiamo fortissimo, anche fare il phase out sulla creatura eventuale bloccante o attaccante che ti sta per avversario. E anche Spectral Assyria, che è sia creatura che modalità di difesa o di sempre al solito di togliere il bloccante o l'attaccante mortale. Spectral Adversary, gran bella carta, veramente gran bella carta. Peccato che quando entra in gioco non faccia direttamente phase out di un pezzo e poi sia moltiplicabile per ogni volta che si pagano due mana in più. Vabbè, sarebbe stato veramente una bomba allucinogena. Poi ovviamente con gli 8 droppa 1 intramontabili di questo standard art, mentre di questo Magic dall'altra parte, perché stiamo parlando di Delver of Secret, un'alda assoluta ristampata in Innistrad, e Dream Shackle Geist, che ovviamente funziona, non l'abbiamo visto all'interno del gameplay, ma perché funziona molto meglio, diciamo, questa carta contro mazzi abbastanza creaturosi, contro creaturosi abbastanza buona, mentre contro mazzi, insomma, già peggio. Poi Spell Pierce per proteggerci dalle innumerevoli spell non creatura fortissime di questi carrettide, Fable of the Mirror Breaker, Wedding Announcement. E questo invece ci difende da Raffine, l'altro drop a 3 mortale di questo set. Non solo, ovviamente, anche tante altre creature. E sfruttiamo quindi il più non più uno, andando a metterlo sulla creatura. Altro counter, Tickle Blue. Light Snare, altro counter. Peschillo, altro peschillo. Terre, altre terre. Innevate, ovviamente, la Venere Gommosa. Monocopia di Odawara. Andiamo a vedere un pochino la sideboard. In sideboard ci sono sempre le stesse cose, sostanzialmente. Vari counter. Poi abbiamo ulteriori peschini quando vogliamo far valore. Questo è forte, ovviamente. Agro, Ago Spinale per bloccare, che ne è, Obnixis, per esempio. Malevolent Hermit contro mazzi, come vuoi, ovviamente attrito o control. Oh, la macchinilla fortissima contro tutto ciò che utilizza cimitero. Tu gli pigli, gli butti la macchinilla in faccia, esilio, 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 e poi da 20-20, va bene? Out of the way, ovviamente, contro tutto ciò che è grusso. E niente, insomma. Cari ladies and gentlemen della magia youtubesca, per godere di ulteriori mazzi spettacolari, magari anche fare richiesta di qualche ulteriore deck che vorresti vedere giocare dalla mia persona, beh, lo puoi fare qui scrivendo qui sotto nei commenti di YouTube quale altro deck vorreste vedermi giocare, oppure potete chiedermelo direttamente durante la magia notturna, e dopo la magia notturna potete chiedermi anche altre cose.